Buon pomeriggio, ben ritrovati con Dentro i Fatti. L'Italia è un paese per vecchi, l'Italia continua ad invecchiare, questa è l'analisi di Moody's di ieri, ma se ne parla ormai da molto tempo. È il terzo paese più vecchio al mondo con un'età media di 46 anni. Ma che cosa significa tutto questo in termini di vita reale, concreta e di consumi? Ne parliamo con i nostri ospiti, intanto è collegato con noi Lino Enrico Stoppani, della Federazione Italiana Pubblici Esercizi della Confcommercio. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Grazie a voi e buona Pasqua. Buona Pasqua anticipata in questo Venerdì Santo. Cerchiamo di fare un po' di conti a partire da quelle che sono le analisi che ha fatto Moody's. Le conseguenze sui conti pubblici, l'impatto di un paese di italiani sempre più vecchio. È facile, si possono calcolare e fare delle stime? Beh, innanzitutto l'ha presentato il problema come una professione molto pessimistica. Certamente la vecchiaia è una brutta malattia, ma è sempre meglio che morire giovani, almeno dico dalle mie parti, insomma. È chiaro che questi dati sull'invecchiamento della popolazione hanno effetti ovviamente sui consumi, sia per quanto riguarda il food che il non food. In modo particolare il settore che io rappresento, quello della ristorazione, insomma, è chiaro che questi segnali devono essere visti con una visione, con la capacità poi di adattamento a quelle che sono le nuove esigenze del consumatore. Però nonostante i dati demografici, come dicevo, insomma, la ristorazione non perde percentuali di fatturato rispetto al passato, anzi rispetto al consumo alimentare in casa è l'unico settore che cresce dall'inizio della crisi del 2008, è cresciuto addirittura l'8%, per cui ha un andamento anticontrotendenza, rappresenta in questo mercato in Europa, e questa crescita nonostante la demografia è collegata essenzialmente a mio avviso a tre motivi. Innanzitutto perché cambiano gli stili di vita, si cucina sempre di meno, insomma, e si preferisce sempre uscire anche per necessità della vita. Cresce la voglia di convivialità, di uscire, di stare insieme, e qui esce il grande valore sociale del pubblico esercizio, della ristorazione in particolare, ma l'altro aspetto è che la domanda di ristorazione ha una forte componente turistica, e in questo paese se cresce il turismo cresce anche la clientela per le nostre attività. Per cui certamente i dati della demografia vanno analizzati, vanno considerati e adattati, e adattare poi le nostre offerte a quelle che sono le nuove esigenze del consumatore, che, come dice giustamente lei, ha queste caratteristiche di invecchiamento che ovviamente lo porta a consumare di meno. Ecco, alla luce di quello che ci sta raccontando, che è molto interessante, gli effetti allora di una popolazione che invecchia si avvertono maggiormente al nord o al sud? Beh, guardi che sono sempre dati abbastanza trasversali nella loro conseguenze, per cui quelli che sono i decrementi, insomma, se sono uguali al sud e al nord, perché insomma quello che è il bisogno anche fisiologico del corpo umano è collegato da quelli che sono i consumi che si fanno durante la giornata, e se calano al sud o al nord evidentemente calano poi in proporzione anche quello che è il bisogno di rafforzarsi con l'alimentazione. Allora, da una parte c'è un'Italia che invecchia ed è un lungo processo che stiamo raccontando ormai da un po' di tempo, dall'altra parte però ci sono anche le mosse economiche dell'esecutivo. Innanzitutto partirei dal possibile aumento dell'IVA. Ecco, questo insieme a una popolazione che invecchia e che dunque possibilmente consuma meno, l'aumento dell'aliquote IVA quanto può scoraggiare i consumi? Guardi, parla ad un presidente di categoria che è anche espressione di Coopcommercio, lei sa la battaglia che Coopcommercio sta facendo sui temi dell'IVA, la considereremo un gravissimo danno ai consumi in un periodo, in una fase ciclica in cui insomma la crescita di questo paese è tendente a zero, e un'ulteriore crescita dell'aliquota IVA ovviamente sarebbe un gravissimo danno, in modo particolare per l'attività turistica, perché il turismo è una esportazione all'inverso, insomma, per cui noi seguiamo con grande preoccupazione, certo. Ne avremmo dei benefici, dei malefici anzi assolutamente gravi, e anzi gli aumenti dell'IVA produrrebbero addirittura quello che potrebbe essere un aumento dell'evasione dell'IVA. Sappiamo che è una delle tasse più evase, quantifichiamo in circa 35 miliardi di evasione IVA,
è chiaro che l'onerosità del tributo è rapportata poi al grado di evasione dello stesso, per cui insomma attenzione, noi a nostro avviso è sbagliata, è chiaro che questi ragionamenti si fanno in un bilancio pubblico che presenta i vicoli di bilancio che conosciamo, con le difficoltà a riscontrare quelli che sono i bisogni di pareggio, però insomma secondo noi ci sono altre alternative dal punto di vista di politica economica del nostro caro IVA che è abbastanza comoda. Ecco, grazie anche per averci ricordato la vostra posizione e buon proseguimento di giornata. Noi andiamo a Roma adesso.